humus della pioggia. Arco tecnologico Comunext. Grazie soprattutto al professore perché ci onora della sua presenza, è davvero un grande onore per noi. Io devo dire che in fisica ero molto bravo a fare gli esperimenti, ma poi mi limitavo a quello, quindi non entrerò in cose particolari e quindi non azzarderò nulla. L'unica cosa che ci tenevo a dire però è che ovviamente da quello che si legge e quello che si sa del CERN, la cosa che a me ha colpito di più è la capacità di persone, di ricercatori, di scienziati che provengono da tutte le parti del mondo di lavorare insieme, di lavorare fianco a fianco e quindi provenendo magari anche da paesi che tra di loro sono in guerra, però loro là sono tutti insieme con un unico obiettivo e con un faro ben preciso. Ecco, questa commistione di saperi che insieme riescono a lavorare e ottenere dei risultati è quello che a noi piacerebbe molto costruire qua anche al nostro parco. E quindi ho cercato e ho trovato, ovviamente fatte le debite proporzioni, questa relazione tra il luogo fantastico da cui arriva il professor Tonelli e il nostro molto più modesto, però insomma diciamo che l'afflato dovrebbe essere lo stesso di queste conferenze, di spiazzare l'auditorio. Mi diverto a fare questo, in che senso? Nel senso che se sono in un auditorio di scienziati, come in larga parte è oggi, parlerò molto di poesia e di filosofia, per vedere nei loro occhi un qualche smarrimento. Se sono in un auditorio di umanisti, allora magari i temi scientifici saranno più approfonditi. Perché lo faccio? Lo faccio perché la nostra condizione di scienziati è quella stessa che cercherò di trasmettere. Il nostro lavoro non è una marcia trionfale di successi e di nuove scoperte, di nuovi risultati, anzi, chi vive in questo ambiente sa che il lavoro del ricercatore è fatto di sofferenze, delusioni, paure, angosce, fallimenti,
Ogni tanto, ma molto raramente, ti capita di imbroccare la cosa giusta, di indovinare l'idea giusta, di indovinare la strada giusta, ma questo è molto molto raro. E il più delle volte la nostra condizione è quello sgomento in cui voglio portare un pochino oggi anche voi. In che senso? Nel senso che mi piacerebbe discutere con voi alcune delle cose che sappiamo, e i risultati che abbiamo ottenuto, la scoperta del bosone di Higgs e quello che abbiamo capito, ma soprattutto concentrarmi su quello che non sappiamo, perché la nostra condizione più profonda è proprio quella di arrovellarsi e a cercare di capire alcuni dei grandi misteri che sono tuttora aperti. E quindi non vi darò una cosa rassicurante, cioè in cui vi farò l'impressione sarà che gli scienziati hanno capito tutti, anche bello. No, voglio che voi viviate la nostra stessa condizione, che è una condizione di dubbio e di incertezza sulle cose che ancora dobbiamo capire, che sono molto più importanti e molto più grosse di quelle che abbiamo fino ad ora scoperto. Questo ci aiuta anche ad avere poca arroganza, ad essere molto umili, che è un atteggiamento che consiglio sempre, soprattutto ai giovani che entrano in questo campo. Vediamo se riesco in questa azione. Da dove si parte? Vorrei partire da una notizia che ho letto sul giornale di qualche settimana fa, di un ritrovamento. Hanno ritrovato in una caverna nel Veneto, hanno ritrovato dei resti di un giovane Neanderthal di 80.000 anni fa, un dente cariato, molto importante che sia cariato perché attraverso si riesce a capire un sacco di cose. Perché vi parlo di Neanderthal e vi parlo di un dente cariato di un ragazzino di 80.000 o 70.000 anni fa? Perché io ho immaginato, l'ho visto questo ragazzino, lo sono immaginato, l'ho visto uscire da questa caverna in cui hanno ritrovato questi resti. Fra l'altro il Neanderthal, piccola digressione, giusto appunto nello spirito di spiazzare, erano tutt'altro che primitivi in senso, cioè per come ci rappresentiamo, avevano un simbolico molto sviluppato. Per esempio, discusso a lungo con esperti, con paleantropologi, con persone che conoscono l'argomento sul piano scientifico, perché ero molto curioso di capire esattamente, sapete, i Neanderthal si sono estinti, non si sa bene esattamente cosa è successo, se sono stati sterminati dai sapiens oppure se si sono ibridati e si sono incrociati con i sapiens. La seconda ipotesi sembra la più plausibile, perché tuttora in alcune popolazioni bianche, perché i Neanderthal erano bianchi di pelle, sono i bianchi, è rimasta una frazione di 2%, 1,5% di DNA che si può attribuire al DNA neandertaliano. Per certi versi i Neanderthal sono ancora fra noi, ma l'idea che abbiamo di Neanderthal, come dire, uomini e donne primitivi, che un po' portata dai film, un po' portata dalla divulgazione più semplice, è molto sbagliata, perché in realtà avevano un simbolico molto sviluppato. Avevano cura dei morti, tingevano di rosso i cadaveri, quindi vuol dire che immaginavano, il rosso è un colore che richiama il sangue, no? E il sangue è quello che ti caratterizza la nascita, nasci nel sangue e muori nel sangue, è una specie di... avevano quindi già un immaginario, avevano già un mondo simbolico. Addirittura penso che i paleantropologi avessero un linguaggio sviluppato, ovviamente di cui non c'è traccia, hanno lasciato tracce per esempio nelle caverne di segni geometrici, quindi avevano qualche istinto di rappresentazione. Addirittura hanno trovato zagagli appartenenti a Neanderthal di 150.000 anni fa, zagaglie, cioè lance lunghe 3-4 metri, utilizzate per colpire cavalli o animali di grossa taglia. E questo è fondamentale, perché non puoi organizzare la caccia grossa se non discuti, se non ti metti d'accordo, se non hai un progetto. Quindi il clan, la tribù, quello che era, aveva una forma di comunicazione e di organizzazione. Cioè, dico tutto questo per dire che non stiamo parlando di nostri antenati molto diversi da noi. Probabilmente abbiamo questi nostri antenati molti punti in comune. Io da dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che quel bambino di cui sono trovato quel dente cariato,
8-9 anni, un ragazzino, io me lo sono immaginato uscire da quella caverna in cui hanno ritrovato i suoi resti, guardare il cielo stellato e rivolgere nel linguaggio che ancora non abbiamo capito, ma che probabilmente avevano, al proprio padre o al proprio zio o al proprio nonno, se ancora era in vita, quel tempo si morì molto presto, la stessa domanda che mi ha rivolto mia nipotina 4 anni fa. Ed è la domanda che tutti i bambini hanno fatto in qualche momento, la domanda che si è fatta l'umanità da bambina e la domanda che vi siete fatti anche voi. Io sono certo che tutti voi l'avete prima o poi fatta questa domanda: da dove viene tutto questo? La semplice domanda, la più semplice e la più difficile. È la più semplice perché la fanno i bambini, è una domanda che avete respinto dentro di voi quando siete diventati adulti, avete cominciato a dire devo studiare, devo lavorare, devo mettersi una famiglia, cioè occuparmi, non ho tempo di pensare a queste cose, ma quella domanda lì rimane. È la domanda a cui gli scienziati cercano di dare risposta. E noi per certi versi siamo rimasti bambini, cioè continuiamo a cercare una risposta a quella domanda che è una delle domande più vecchie che l'umanità si è posta. L'universo materiale che ci circonda, questa meraviglia, da dove nasce e subito dopo che fine farà? Dove andremo? Che cosa succederà di noi, non di noi come specie, del Sole, delle stelle, della nostra galassia? Attenzione, tutte domande che non hanno un'immediata conseguenza pratica, no? Domande inutili, uno potrebbe dire, sono le domande più importanti che l'umanità si possa porre, perché qualunque civiltà si è fondata su queste domande. Se voi ci pensate un attimo, la cosmologia, cioè l'idea del mondo, da dove è nato il mondo, la narrazione di quella cosmologia, di quella storia, è il fondamento di ogni civiltà, da quelle antiche fino a quelle moderne. Non sembra impossibile per i sapiens, che siamo noi, costruire una relazione sociale fra persone senza porsi questa domanda. Quindi per certi versi è inutile, non ci mangi dando la risposta a questa domanda, per certi versi è fondamentale. Se non dai risposta a questa domanda non hai identità, non c'hai una colonna vertebrale, non hai possibilità di costruire una tua visione del mondo sulla base della quale costruisci relazioni fra uomini e società. Quindi non costruisci una società. La scienza oggi si pone questa domanda e se la pone con i metodi che abbiamo a disposizione. Quindi oggi discuteremo che tipo di risposta possiamo dare a questa domanda. La prima è ancora più sorprendente. La prima risposta, quella che vi darò, sarà quella che forse vi metterà più in difficoltà. Come mette in difficoltà noi? In questo siamo uguali. Il fatto che io sia uno scienziato non cambia la mia sorpresa o meraviglia di fronte a questa risposta. Da dove è nato l'universo? L'universo è nato dal vuoto. Pa. L'universo è vuoto. È un vuoto che si è trasformato. Oggi questa è, al meglio delle nostre conoscenze, una verità scientifica. Come facciamo a convincerci e convincervi che l'intero universo è una forma che il vuoto ha preso e che ha prodotto un'evoluzione che sta durando da 13 passa miliardi di anni? Lo facciamo misurando, osservando. Allora, uno ha osservato le galassie, l'universo è un oggetto gigantesco, ma non infinito, Quindi puoi contare quante galassie contiene, come la nostra Via Lattea, sono circa 100 miliardi. Puoi contare quante stelle contiene in mezzo una galassia, 100-200 miliardi, quindi puoi moltiplicare, calcolare la massa totale di questo oggetto, poi ci metti dentro degli ingredienti meno conosciuti, la materia oscura, l'energia oscura, di cui però siamo in grado di quantificare la composizione, e poi ti poni la domanda: questo sistema che energia ha? La domanda, i fisici si pongono questo tipo di problemi: qual è l'energia del sistema universo? E uno si immaginerebbe un'energia mostruosa. Però che faccio questa domanda ai miei studenti? Io dico: aspetta, faccio i conti, non si metti lì, 10 alla 11, 100 miliardi di galassie, 10 alla 11 stelle per 10 alla 22, poi dice, mi dia la massa di una stella, ok, prendiamo una stella un po' più grande del Sole, ti do la massa,
medici dentro, sembra che sia un calcolo estremamente complicato, estremamente difficile, no? Che venga fuori un numero con tanti di quegli zeri che non si riesce a finire più di scriverlo. Il risultato è zero. Questa è la cosa più sorprendente della ricerca scientifica moderna. Cioè, perché zero? Perché l'energia positiva della massa, sapete, E uguale a mc², quindi sono numeri positivi. Se c'è una massa, a questa massa corrisponde un'energia positiva, per definizione. M positivo, c² positivo, E positivo. L'energia positiva, la materia oscura è ancora massa, ancora positiva, e come fa a venire zero? Fa perché c'è l'energia potenziale gravitazionale. Non c'è niente da fare. Quando io ho il Sole e la Terra, se voglio staccare la Terra dal Sole, devo spendere energia. Più precisamente, se voglio mandare un satellite in orbita dalla superficie terrestre a 10.000 km di distanza, o 500, come mi pare, devo spendere energia, perché si attraggono. Lo stato legato è uno stato di energia negativa. Allora tu moltiplica tutti gli stati legati all'universo, l'universo è tutto in attrazione gravitazionale con tutto, no? Il Sole attira la Terra, la Terra attira la Luna e così via, no? All'infinito, cioè tutte le galassie, tutte le stelle, ognuno sono in interazione tra loro, metti dentro, puoi fare questo calcolo, metti dentro l'energia dovuta a questa attrazione gravitazionale, attrazione è un'energia negativa, e questa compensa magicamente tutto l'altro numero, viene zero. Eccoci qua. Zero è l'energia dello stato di vuoto. Il nostro universo ha l'energia del vuoto. E perché c'è l'energia del vuoto? Perché è a vuoto. È vuoto che si è trasformato, è solo vuoto che ha cambiato forma, che ha cambiato la sua dinamica, la sua struttura. Shakespeare, ecco che qui cominciamo 400 anni fa, cioè abbiamo l'anniversario di questo grande poeta. Spesso, come spesso succede, i poeti, certi pazzi, certi scrittori, certi visionari, anticipano sul piano intuitivo alcune di queste cose. Nella Tempesta, Prospero, un personaggio della Tempesta di Shakespeare, dice: siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, no? Dice, tu pensi che i sogni siano evanescenti, anche noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Ecco, oggi noi possiamo parafrasare Prospero e dire, non solo noi, tutta la materia che compone l'universo materiale, le stelle, le galassie, le polveri, tutto, alla fin fine è fatto della stessa sostanza dei sogni. È una forma con cui il vuoto ha prodotto una certa evoluzione. Io trovo questo meraviglioso, dal punto di vista proprio concettuale. Non lo so se fra 20 anni, fra 50 anni, questo che dico sarà ancora vero. Ripeto, noi siamo abituati, se ci sono nuove scoperte, a rivedere le nostre conclusioni. Per oggi, però, questa è la conclusione. Di questa conclusione non si discute in generale, al di fuori dell'ambito scientifico. E io invece penso che sarebbe fondamentale, per il discorso che facevamo prima. La visione del mondo condiziona tutto, condiziona la cultura, condiziona i rapporti fra le persone, condiziona i rapporti sociali. Questa visione del mondo, che ora hanno solo scienziati che sono consapevoli di questo e che non è di padronanza del pubblico in generale, questa visione del mondo cambierà il mondo, lo cambierà. Come la meccanica quantistica o la relatività generale all'inizio del Novecento hanno cambiato tutto. Guardate che all'inizio del Novecento le persone che capivano cos'era la meccanica quantistica e la relatività generale erano 20-25. Che si riunivano in un albergo a Bruxelles, facevano il congresso sul Bay, ovviamente c'era Einstein, Marie Curie, cioè la gente, non vi cito i nomi perché sono i più grandi della storia della scienza. Quelle discussioni lì che avvenivano in quell'ambito ristretto, quando il mondo pensava a tutte altre cose, hanno cambiato tutto. Hanno cambiato il modo di pensare, e quando cambi il modo di pensare, cambia tutto. Senza quelle discussioni lì non ci sarebbe stato Freud, o Pirandello, o Schoenberg, o l'arte contemporanea, cioè non ci sarebbe stata la tecnologia che ha cambiato la nostra vita. Se io avessi, delle volte si scherza, una volta scherzavo con un ministro italiano,
che ogni tanto chiedono: ma a cosa servono queste vostre ricerche? E io dico: vabbè, cerco di dare una spiegazione educata, eccetera. Però a un certo punto mi viene un istinto di follia di dire: ma insomma, avete rotto. E dico: allora facciamo questa ipotesi. Allora noi ora piazziamo al CERN di Ginevra un grande bottone rosso che ha questa capacità. Se io schiaccio quel bottone, in tutto il mondo si ferma, finché il bottone rimane schiacciato, gli effetti di relatività e di meccanica quantistica. Voi non capite cosa servono le nostre ricerche. Io schiaccio il bottone per un quarto d'ora. Vi basterà rendervi conto che se noi togliamo dalla vita quotidiana le scoperte che sono state introdotte dalla fisica contemporanea, il mondo si ferma. Non c'è più una medicina che si può fare, non c'è più una cura medica, non c'è più un metodo di locomozione, un metodo di comunicazione. I vostri cellulari, se la meccanica quantistica smette di funzionare, non funzionano più, avete voglia di accendere le specie. Funzionano con tecnologia che è basata sulle innovazioni che quei signori riuniti all'albergo a Bruxelles hanno fatto in quegli anni. Cioè, quando la scienza fa un passo avanti e cambia il modo di vedere il mondo e di vedere le cose, all'inizio non succede niente. E se avessero interrogato Einstein o Bohr o Heisenberg delle conseguenze pratiche delle loro scoperte, loro avrebbero detto: boh, non ne abbiamo la più pallida idea. Probabilmente le conseguenze pratiche sono zero, come noi oggi rispondiamo quando ci dicono qual è la conseguenza pratica della scoperta del bosone di Higgs. Io dico: non lo so, perché non lo so dire. Ma da quella rottura di paradigma, da quel modo diverso di vedere il mondo, è venuta fuori tutta la tecnologia di cui oggi disponiamo, tutta, mettete insieme elettromagnetismo, relatività e meccanica quantistica, e su questa base c'è tutto quello che stiamo usando, che ha cambiato il mondo con una velocità che, diciamo, mia nonna, voi pensate al mondo che viene ai nostri nonni, no? Cioè, abbiamo percorso in una o due generazioni un salto, e il mondo che vivevano i nostri nonni era quasi identico al mondo che vivevano i loro nonni, piccole differenze. E di colpo, bam, no? Questo è perché è avvenuto questo. Quindi quando cambia il modo di vedere il mondo che la fisica produce analizzando la natura e l'universo, prima o poi cambia tutto. Cambia la tecnologia, ma cambia anche la cultura, cambia anche il modo di vedere le cose e quindi le relazioni che si creano fra gli individui. Sta succedendo anche oggi, attenzione, io dico in queste conferenze: non pensate che quel meccanismo lì ha funzionato solo nel 1900 e ora la società va avanti, la scienza va avanti e non succede. No, succede la stessa cosa. E bisogna esserne consapevoli. Se vogliamo dominare questi meccanismi e dobbiamo padroneggiare, dobbiamo conoscerli. Per questo è fondamentale che chiunque abbia una cultura scientifica di base, non deve conoscere le equazioni differenziali. Basta che di queste cose di cui parliamo, in questi tempi, non uso strumenti tecnici, no? Sono concetti di base, ma è importantissimo che in ogni persona sia ben chiaro cosa sta succedendo e dove sta andando la scienza moderna. Quindi prima tre di questi quark si possono aggregare con gluoni, altre particelle con cui lui interagisce, e formano il primo protone. Protone è un oggetto stabile, è un oggetto che dura miliardi d'anni, non decade, non è come il top che muore subito. Lui anche nel freddo sopravvive, anche nel freddo più abissale. È un oggetto in cui i tre si aggrovigliano fra loro e rimangono legati e non decade. Questo è il primo enorme passo avanti. È passato un centesimo, un ventesimo secondo ed è cambiato tutto. Differenziandosi queste particelle, tac, nasce la possibilità che la materia si aggreghi in una forma stabile. Ok, è ancora una forma invisibile, un protone non lo vedi, ma intanto è un protone che è lì. Quei protoni lì sono ancora intorno a noi, sono gli stessi che ci compongono. I protoni nati in quegli istanti sono quelli che compongono i nuclei dei nostri corpi, perché sono stabili. Se non fossero stati stabili, non c'era verso di avere evoluzione lunga come è stata quella che ha portato fino a noi. Altra cosa incredibile
Un lettore di elettroni, quello conosciuto, quello che circola di fila, la corrente, carica negativa, prende una massa piccola, molto più piccola di quella dei protoni, ma la massa giusta per poter ruotare intorno a un protone positivo. Altra cosa geniale, perché così si formano gli atomi, e quindi le molecole, e quindi la chimica, e quindi i corpi, quindi le cose. Quando metti insieme un po' di molecole si forma una cosa, un oggetto materiale tipo quelli a cui siamo abituati. Noi consideriamo le cose un qualcosa di scontato. No, non è per niente scontato. Senza questi meccanismi le cose sparirebbero. La materia ci sarebbe ancora, ma perderebbe l'aggregazione. Quindi noi potremmo vivere senza questo meccanismo in una situazione completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Eccoci qua. Questa la chiamo la nascita imperfetta delle cose, perché da quella imperfezione, da quella rottura di simmetria è nata la possibilità che il nostro universo materiale si aggreghi sotto forma di cose, di polvere, di stelle, di pianeti, di animali, fino ad arrivare fino a noi. Cioè, il resto è facile, si può spiegare, si può raccontare anche a un bambino dell'elementare. Questo primo istante, che fino a 4 anni fa non avevamo capito, oggi lo possiamo scrivere. Ci resta da capire quell'altro di cui parlavamo prima. È successo spesso, questo lo dico, non sto parlando di cose, ripeto, il lavoro dei ricercatori è un lavoro che per il 99% è fatto di cercare di risolvere grani, rogne, problemi, cose che non funzionano, cose che funzionano diversamente da come ti aspetti. Quindi non sto parlando della creatività in termini di dire ho trovato la teoria che spiega la gravità quantistica, cioè cose molto più terra a terra, ecco, a quelle che poi il mio campo di lavoro molto più umile, se vogliamo, a quelle mi riferisco. Però, per esempio, mi è capitato, io quando ero capo di un esperimento, il CMS, sono circa 3.000 scienziati, il capo dell'esperimento non è che faccia la granché, però quando gli altri non sanno risolvere i problemi vengono da te, quindi il tuo problema è... Quando tutto funziona, puoi anche stare lì, discuti, chiacchiere, non c'è problema. Tutto va da solo. Il guaio è quando, in forma dei lupi che creati, che forse hanno sbagliato, l'indomani comincia a vedere la strada. Penso che sia legato al fatto, qualcuno lo chiama pensiero laterale, cioè al fatto che quando affronti di petto una questione, spesso non è detto di prima, ma lo prendi da un fianco, forse è la...